Senza scuola non c'è futuro. Senza scuola non c'è futuro. Mobilitazione degli studenti anche in Abruzzo. A Pescara la protesta in Piazza Salotto. L'oggetto del contendere. Ad oggi il diritto allo studio, dicono gli studenti, non è garantito. E poi i trasporti, l'edilizia scolastica, il benessere psicologico, il PCTO, percorsi trasversali per l'orientamento. Antonia Melaragni, coordinatrice Unione Studenti Abruzzo. Antonia, potremmo dire così, pochi ma buoni, la pioggia non vi ferma. Certo, noi oggi, nonostante la pioggia, siamo scesi in piazza come studentesse e studenti per chiedere degli interventi strutturali alla scuola pubblica. Vogliamo essere ricevuti dalla Regione Abruzzo e discutere delle proposte che stanno all'interno della piattaforma studentesca che abbiamo chiamato Margini al Centro, proprio riprendendo questa metafora del fatto che gli studenti sono sempre al margine di ogni scelta politica. Intendete portare all'attenzione dell'opinione pubblica questa piattaforma, ecco, vogliamo entrare proprio nel merito, che cos'è? La piattaforma appunto parla di tutte le criticità della scuola pubblica ad oggi, parte dalla legge regionale sul diritto allo studio che in Abruzzo è ferma al 1974 e non risponde delle esigenze di una scuola totalmente cambiata. Noi vogliamo che venga riformulata e poi chiaramente finanziata, perché senza finanziamenti non si può uscire da questa situazione. Poi parliamo di benessere psicologico che deve essere garantito, ad oggi la scuola è la più grande fonte di stress per uno studente. Parliamo di edilizia, le nostre scuole più o meno cadono a pezzi. Di trasporti, vogliamo un trasporto capillare, ad oggi se abiti in periferia rimani isolato da tutto il resto dei tuoi compagni e delle attività che puoi fare. Senti, avete anche il sostegno, non so se è un paradosso, magari degli insegnanti? Sì, in alcuni casi sì, gli insegnanti si rendono conto del fatto che la scuola è in una condizione grave, sono loro stessi che hanno dei problemi per esempio con i programmi, molto spesso noi a scuola siamo costretti a correre in continuazione, a fare soltanto verifiche e poi a correre a fare il prossimo argomento e non c'è tutto un processo di formazione molto più lento e molto più accessibile a tutti che non lascia indietro nessuno. La particolarità di questa mattina ci sono anche gli studenti universitari. Certo, sì, a Pescara in particolare c'è tantissimo il problema degli spazi, non esistono posti dove studiare, dove vedersi e insomma gli studenti dell'università hanno fatto già tante manifestazioni nei giorni scorsi per chiedere più spazi all'università.